Aida ha falsificato i documenti per entrare al Grande Fratello? Grande Fratello, Aida Nizar ha davvero 42 anni o ha falsificato i documenti per entrare nel reality? Il dubbio a Mattino 5. Cancelletto Aida Nizar fa ancora parlare di sé, stavolta per una presunta falsificazione della documentazione presentata per partecipare al Cancelletto Grande Fratello. Il dubbio che la showgirl iberica non abbia 42 anni è stato sollevato durante il corso della trasmissione Mattino 5, condotta da Federica Panicucci. Nello studio è stato evidenziato che un concorrente del GF avrebbe falsificato i propri documenti, al fine di dimostrare di avere 10 anni in meno. Dunque, Aida Nizar potrebbe avere non 42 anni, come dichiarato, bensì 52. La presentatrice Federica Panicucci non ha voluto che gli ospiti presenti in studio si addentrassero nel discorso relativo al fisico della showgirl, in quanto alcuni hanno sottolineato che, secondo loro, il corpo della donna non rispecchierebbe quello di una 42enne. Il dubbio potrà chiarirsi solo all'uscita della diretta interessata dalla casa, cosa che potrebbe avvenire presto, in quanto la Nizar al momento è nomination. La notizia relativa all'età non è certa, in quanto nessuno, tranne Aida, può confermarla o smentirla. Il carattere forte di Aida crea problemi in casa al GF? Alcuni non sembrano andare d'accordo con il forte carattere di Aida Nizar, definita dalla conduttrice del GF, Cancelletto Barbara D'Urso, una provocatrice. Anche Marco Ferri ha sottolineato l'indole provocatrice della Nizar, precisando di non aver ceduto alle sue provocazioni durante il Grande Fratello spagnolo. Tuttavia, la donna è riuscita a vincere l'edizione iberica, per cui vuol dire che il pubblico ha apprezzato il suo comportamento all'interno della casa. Sarà così anche in Italia? Ultimamente Aida ha avuto uno scontro acceso con Bahia Dame che è costato a quest'ultimo la squalifica dal gioco. La Nizar invece è stata punita dal Grande Fratello andando direttamente in nomination, per cui a breve potrebbe anche uscire dalla casa più spiata d'Italia. Per il suo forte carattere, la donna è stata spesso al centro dell'attenzione, nel bene e nel male, mostrando una grinta e una determinazione che non tutti possiedono. Solo dopo la squalifica di Bahia, vistosamente provata, la Nizar ha pensato per un attimo di ritirarsi dal reality, cosa che, però, di fatto non è avvenuta. Sarà il pubblico al televoto a decretare la fine della sua avventura televisiva al Grande Fratello? Non resta che seguire i prossimi sviluppi della situazione per capire come si evolverà il percorso di Aida.